andiamo subito alla giornata di oggi. Lo slogan la dice veramente lunga: madre e figli, premeniamoli. L'oggetto di oggi è uno degli aforismi più noti che in campo medico trova la sua migliore applicazione. Prevenire è meglio che curare. Le unità operative del Dipartimento Integrazione Tutela Maternità ed Infanzia, appartenenti al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, hanno deciso di mettere a disposizione di famiglie e piccoli pazienti ambulatori e professionalità in modo gratuito e volontario. L'iniziativa Madri e Figli Preveniamo, che si effettuerà in due domeniche di giugno e in due di settembre, è stata presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, avvocato Elgarizzo, che nell'occasione è stata accompagnata dal responsabile del dipartimento e dai primari delle unità afferenti all'università e dal centro delle chirurgie pediatriche del Bambin Gesù, oltre che dai responsabili di capisala ed infermieri. Dottore Miniero, qual è l'importanza di questo screening senza precedenti che sigla una sinergia operativa tra l'azienda ospedaliera, l'università e il centro delle chirurgie? Ma questa è un'iniziativa unica finora, che speriamo sia solo l'inizio di iniziative future, ma sigilla quella che è la collaborazione dell'università, la pediatria universitaria e la ginecologia universitaria con i reparti e con l'azienda ospedaliera. Quindi, come ho accennato prima, è un laboratorio di lavoro e che sicuramente potrà incrementare quella che è la qualità dell'assistenza pediatrica ginecologica, ma in generale in questa regione, perché la sinergia tra università e ospedale in senso generale è fondamentale sia per aumentare la qualità dell'assistenza e indirettamente poi sicuramente sarà uno dei fattori che ridurrà quella che è la migrazione sanitaria, che per la pediatria è ancora abbastanza alta perché siamo intorno al 16% di bambini che migrano comunque in altre regioni. Quindi migliorando l'assistenza sicuramente miglioreremo questo fattore negativo. Questa è una manifestazione estremamente importante perché oltre a cogliere appieno il significato di come si sta trasformando la medicina, soprattutto nella parte diagnostica e nella personalizzazione dei trattamenti, riesce a cogliere un altro punto che è quello della sinergia tra le competenze. E, come ha detto anche il direttore del Dipartimento, è veramente in campo una sorta di laboratorio di sinergia tra gli ambiti ospedalieri, universitari e di tutti quelli che hanno competenze. Io lo verifico quotidianamente nella gestione dei pazienti oncologici, dove abbiamo, indipendentemente dalle strutture nelle quali si opera, abbiamo sempre una collaborazione aperta, franca, con il Ciaccio, con i colleghi radioterapisti, con i colleghi dell'oncologia medica dell'azienda ospedaliera, una collaborazione incentrata sui pazienti. E proprio questo titolo, no? Preveniamo con il cuore al centro, sta a significare che tutti i professionisti di qualità hanno ben chiaro che ci vuole il cuore per poter fare al meglio la propria professionalità, che è la più bella tra tutte quanti, e che per farla al meglio c'è bisogno di sinergia. Io per esempio ho un'ottima sinergia con l'unità operativa a direzione ospedaliera, il dottore Massimo Lucia che non è venuto, e grazie a questa sinergia, che poi come avete visto si è ormai estesa in maniera importante anche nell'ambito pediatrico, in questo nostro dipartimento stiamo portando avanti questa sperimentazione di reale collaborazione tra università ed ospedale. L'importanza è prima di tutto il fatto che è il primo evento in assoluto e che è una novità all'interno di questo dipartimento e fondamentalmente permette il contatto mamma-bambino, ma in questo caso proprio perché si tratta di domenica e magari ci può essere anche il papà, quindi per la prima volta i genitori in blocco possono essere presenti alla visita ambulatoriale e quindi come dicevo permette all'ospedale di uscire fuori dai ranghi e dalla routine giornaliera in modo da poter accogliere queste famiglie in una situazione completamente diversa, non travolti dalla routine giornaliera ma concentrati su una giornata fatta apposta per le famiglie e fatta apposta per la prevenzione. Alla luce dei risultati che state producendo, la prevenzione finirà con incidere in maniera ancora più positiva? Assolutamente, è ovvio che se si riesce a prevenire alcune patologie
patologie e si riesce a identificarle prima ancora che si verifichi il fatto acuto, permette di poterlo, e parlo dal punto di vista chirurgico, operare in maniera più tranquilla e serena, e questo ne va a scapito positivo ovviamente del bambino e della famiglia per il toto. Oggi diciamo, la prevenzione una volta si faceva con il servizio di leva, anche se un po' tardiva, oggi non esiste più. I ragazzi sono diciamo, non portati a riferire ai genitori e tantomeno al medico eventuali problematiche di tipo andrologico, per cui sarebbe un'opportunità per la popolazione. Sono patologie che vengono diagnosticate talvolta tardi, tipo il criptorchidismo oppure il varicocele, che influiscono poi su una futura fertilità da gente matura. Oltretutto, una giornata di prevenzione anche dal punto di vista medico, in quanto alcune patologie che ormai non se ne parlava più, erano scomparse, come la sifilide, la gonorrea. Per diciamo, questa libertà giovanile, sessuale che c'è, diciamo, sono patologie che stanno ritornando e ancora più gravi e diciamo, più resistenti rispetto agli anni passati. Noi trattiamo da 0 a 18 anni. Poi le patologie croniche vengono sempre seguite ancora diciamo, dai pediatri, come per esempio l'oncoematologia pediatrica, che tratta anche pazienti adulti, trentenni, quarantenni e oltre, con le beta-talassemie. Azienda ospedaliera, centro delle chirurgie pediatriche, università, unite insieme in un'iniziativa di prevenzione interdisciplinare senza precedenti. Perché? Perché finalmente queste tre istituzioni cominciano a convivere in uno stesso dipartimento, capendo l'importanza di confrontarsi nel quotidiano tra persone che sono abituate anche a lavorare in maniera diversa, ma che l'uno con l'altro hanno bisogno di apprendere sempre di più per poter aumentare il proprio know-how. Ecco, accettare quindi la sfida anche della direzione strategica ed offrire 4 domeniche del proprio tempo ai propri pazienti in maniera totalmente gratuita, sacrificando loro operatori una domenica alla propria famiglia, ma per offrirla ai pazienti che magari durante la settimana non hanno l'opportunità di raggiungere il nostro nosocomio. La prevenzione è un punto di riferimento globale, quando si tratta di un'area sensibile come quella materno-infantile diventa addirittura importantissima. Sì, visto il ruolo svolto per lo più dalla donna, no? Se la pensiamo come donna, madre, moglie, e come figura capostipite, diciamo, nella famiglia, cellula primaria della società civile, dobbiamo utilizzare uno sguardo e un'attenzione particolare, visto che uno stato di non buona salute incide un po' in tutta la famiglia. E quindi lo slogan anche madre figli, preveniamo, è come se volessimo dire agli stessi anche professionisti di tutte e tre le istituzioni, l'attenzione nel rivolgere le cure a questi tipi di pazienti deve essere un po' la stessa che una madre nutre verso i propri bambini. Strizzando l'occhio anche al riconoscimento da parte dell'UNICEF. Sì, è un traguardo abbastanza alto che però ho lanciato ai nostri medici. L'UNICEF si sa che è un'istituzione, la più alta istituzione nell'ambito dell'infanzia, e che riconosce questi bollini solo se l'ospedale raggiunge alcuni standard, alcuni traguardi. Quindi sono sicura che i nostri professionisti accetteranno questa sfida e spero che entro la fine dell'anno arriverà questo ulteriore riconoscimento per il nosocomio e per tutte le istituzioni come l'Università e il Bambino Gesù che ci lavorano. L'ultimo riferimento non solo ai primari e le personalità che hanno preso parte a questo annuncio, ma anche a tutti coloro che stanno dietro, infermiere, personale ed altro. Sì, mi è piaciuto molto il riferimento che ha fatto il professore Zullo quando ha parlato di una piramide capovolta, no? La base verso il vertice e la base sono effettivamente gli infermieri, caposala, ma anche la stessa direzione sanitaria medica di presidio, che nel quotidiano ci aiutano nel portare avanti gli obiettivi di assistenza dell'ospedale.